Lega 5 Stelle hanno fatto un, pro, un programma di governo che costa 170 miliardi con 550 milioni di coperture, quindi non coperto, in cui ovviamente se avessero voluto mantenere quelle promesse l'unico modo per poterlo fare era di fatto andare in default e quindi questo portare all'uscita dell'euro. Quindi il professor Savona, stimabilissimo e con tutto il curriculum che ha, era l'espressione di un piano. Di uscita dall'euro, di cui non si è parlato in campagna elettorale, su cui i cittadini non hanno dato alcun parere, non hanno dato alcun voto, che di fatto appunto veniva imposto al, al Premier incaricato Conte nel caso in cui ci fosse stata una cioè, crisi. Così, può... Quel programma di governo le dico che costava 170 miliardi e non vi erano coperture, quindi mm. se i partiti andavano al governo e pensavano di poterlo mettere in atto... sarebbe stato il default dell'Italia. Era il default dell'Italia, quindi il piano con un ministro teoricamente anti-euro era quello poi di arrivare a un'uscita dall'euro. Poi è chiaro che sapere cosa. Poteva succedere non possiamo saperlo. Quindi eh, il Presidente Mattarella ha esercitato i poteri che gli ha affidati dalla Costituzione, non ha fatto alcun eh, strappo istituzionale, anzi lo ha fatto in maniera molto eh, eh. seria e sensata. È chiaro che può non piacere questa cosa, ma è prerogativa del Presidente della Repubblica decidere i ministri. Ma... Noi uscire dall'Euro vuol dire uscire dall'Europa, noi siamo uno dei Paesi fondatori dell'Europa, quindi la, la scelta da compiere, da chiedere ai cittadini, cosa non chiesta in campagna elettorale, era vogliamo essere un Paese che rimane nella parte della serie A dell'Occidente e in Europa, oppure vogliamo andare verso un default in stile Argentina mm. o quello che sta rischiando la Turchia? Allora, Beh, direi che è merito delle riforme che in questi anni sono state fatte, evidentemente, dalla crescita economica che è ripartita al Jobs Act che ha riaperto il mercato del lavoro con la creazione di milioni di posti di lavoro, di cui la metà circa. Uh, stabili, mm. quindi evidentemente il governo Renzi-Gentiloni ha, ha portato a questa condizione in cui ad oggi c'era una stabilità finanziaria, c'era una crescita economica, si è tornata a questi livelli è di migliore occupazione. È ovvio che non è abbastanza, è ovvio mm. che non siamo ancora tornati ai livelli precrisi, veniamo dalla più grande crisi del, della storia moderna italiana, per cui dovremmo ancora fare molti sforzi, però vedere che tutti gli sforzi fatti in questi anni vengono bruciati da 88 giorni di non governo e da dichiarazioni folli di, di questi eh, appunto burattini della politica che fanno questo teatrino è, fa male. 200 sì. miliardi che avrebbero coperto quei 170 miliardi di costo del programma di cui parlavamo prima. Allora. casi che tocca alla vita dei lavoratori e delle famiglie, fa, ancora di più fa male vedere quanto tempo si perde e quale buffonate stanno accadendo nella costruzione di un governo. Questa è una partita che si dovrà decidere alla fine di giugno e eh, è chiaro che è una partita super complessa per riguarda sia fattori occupazionali che fattori ambientali. Noi sì. abbiamo avuto un ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, che questa partita l'ha affrontata in maniera seria e pragmatica, con la difficoltà del governo, ma con pragmaticità. E questa accordata di ArcelorMittal è una accordata che porta a 5 miliardi di investimenti al Sud, è il più grande investimento privato al Sud, mi pare, degli ultimi 20 anni, oltre ovviamente alla necessità di bonificare, di tenere quell'occupazione. Dall'altra parte abbiamo invece un Movimento 5 Stelle che a Bruxelles ha votato con, per la chiusura dell'ILVA, che fa ehm, proclami di politica industriale senza conoscerla, e abbiamo anche al nostro interno un governatore della regione Puglia, Emiliano, che in maniera completamente folle va e si contrappone senza Accalenta. una soluzione. Quindi un conto è governare in maniera pragmatica portando dei piani sul tavolo che abbiano un senso, un altro è usare propaganda. È evidente che questa è una tendenza in atto in tutta Europa. Eh. Cioè che un, ci sono partiti populisti che hanno idee populiste tendenzialmente antieuropeiste ed altri, più moderati, di destra, di centrodestra e di centrosinistra, che hanno invece... Delle idee più europeiste e più appunto riformiste e moderate. Noi siamo chiaramente quelli che credono nell'Europa unita, in un'Europa che non va bene così com'è. Infatti io sono assolutamente, il PD si è dimostrato contrario alla politica di grande austerità imposta dalla Germania negli ultimi anni, ma l'Europa può essere cambiata dall'interno e appunto nelle sedi istituzionali, non minacciando di far saltare il tavolo e quindi rompendo poi tutta la costruzione europea. È evidente che, se si se dovesse andare a votare subito, eh, gli italiani stessi capiranno che c'è un dibattito appunto tra chi vuole restare in Europa e chi vuole restare nell'euro e chi invece pensa di eh, rilanciare tornando alla lira. Agli, senza spiegare agli italiani però che tornare alla lira vorrebbe dire da un giorno all'altro vedere svalutare i propri risparmi, i propri investimenti del 20-30%, quindi essere da un giorno all'altro il 30% più poveri. E... Tutti noi, soprattutto le persone delle fasce più basse, sì, in Europa sì. e nell'euro per non tornare invece a un'Italia che torni dietro i 70 anni. Tant'è che non si giochi con i famiglie italiani come è fatto sinora che quei 200 miliardi di perita vadano recuperati.